Bene, ci siamo riusciti. Abbiamo chiuso il negozio di Patrizia Montechiari perché la cosa strana che questo viaggio che mi porta a parlare con i leader in eccellenza qui in Italia ha fatto sì che come sono arrivato c'era un negozio stracolmo. Vi presento. Mi c'era in difficoltà e lui mi ha dato una mano. Ecco, esatto, mi sono messo a lavorare, a dare una mano. Domani sicuramente faremo il bis perché i suoi impiegati stanno tutti in ferie, Un si è malattia, combinato un ecco, attimo. Signore e signori, vi presento Patrizia Montechiari. una malattia. Ma chi Buonasera, buonasera a è tutti. sta Patrizia Montechiari? È una parrucchiera. Era la parrucchiera. È una parrucchiera che Certo. ama il suo lavoro. Lo ama da sempre. Di conseguenza la parola che io sto portando avanti, qual è il segreto del tuo successo? Perché fai conto, io sono venuto qua, ci conosciamo da tanti anni e per l'ennesima volta questo negozio è stracolmo di persone. Qual è il tuo segreto? Ma il mio segreto è far felici le donne. Io amo. Io mi emoziono quando la donna si guarda e quasi non si riconosce. Quando vede allo specchio una donna e io dico guarda che quella donna sei tu e quasi si vergogna a guardarsi, per cui magari abbassa anche gli occhi e quella cosa a me mi emoziona. E questa gioia di far felici le Però donne è il mio per segreto. far questo bisogna pure imparare ad ascoltare le persone. Certo. Fondamentale ascoltarle, è fondamentale sapere quali sono le sue aspettative, perché è facile poi tradire le aspettative di una donna, perché quando una donna entra in un salone e ci porta una foto, o vede una foto di un'attrice, di una cantante, no? Si immedesima in quello, ma poi lei non è. Per cui noi dobbiamo fare in modo di consigliargli che quel taglio, quel colore, a lei sta bene perché è lei. Ma probabilmente un altro taglio o un altro colore, lei starebbe meglio perché è un altro tipo di donna. Perché non Fantastico. siamo tutti uguali. Oggi, oggi ho fatto il cliente, anch'io naturalmente, mi sono seduto nella postazione e ho incontrato una filosofia su una cosa pubblicitaria. Mi piacerebbe, invece di leggerlo io, che tu me lo leggessi perché sono rimasto molto colpito e ha rafforzato ancora di più. Noi non ci vediamo da 7 anni Sì. e ci sono degli aneddoti di quando ci Ci siamo siamo conosciuti. conosciuti. Poi vi raccontiamo un attimo. Prima di leggere questa bellissima frase che ha rafforzato ancora di più che Patrizia Montechiari è una vera leader nel campo della parrucchieria. Grazie. Grazie. Raccontaci un attimo. Niente, arriva il biglietto, un volantino, dove è scritto? Fare l'extension non vuol dire appiccicare i capelli. Al che io rimango un attimo, dico ok, io era tanti anni che facevo già extension, lavoravo benissimo, lo chiamo, gli dico guarda, mi ha colpito la frase dove appunto spieghi che fare l'extension non è appiccicare i capelli e mi vorrei confrontare con te. E lui mi dice guarda, mi fa piacere perché da una collega, insomma, sentirsi dire mi voglio riconfrontare, è sempre insomma, un privilegio. Vengo io da te. È venuto, io stavo montando delle extension a una mia amica e lui mi dice, Patrizia, io devo fare una serata al Gilda, facciamo un lavoro insieme. Questo è stato il nostro Sì, approccio. poi va bene, da quello poi sono nate un sacco di Sì, collaborazioni, però perché quello è stato il sì, primo, no? 20 anni che Sull'alta moda romana sì, dovevamo con presentare l'Accademia delle Altieri, e extension. l'amica, come si chiamava l'amica? Andreina. Andreina. Un saluto a Andreina, perché oggi dovevo rincontrarla, ma Sì. domani la rincontrerò, oggi era impegnata con il lavoro. Perché domani starò qui a lavorare con Patrizia e andremo a riaffiatarci un pochino, anche perché, come nei video precedenti, il Callori comincia a spostarsi un pochino da Tenerife nei momenti quando qui in Italia fa freddo, ho una certa età e ho bisogno di calore. Per l'estate non è detto che potrò venire in questo negozio.
e fare non lavorare un giorno, ma lavorare qualche giorno in più, ma poi questo con altri video vedremo di pubblicizzarlo nella certa maniera. Adesso mi piacerebbe tantissimo, Patrizia, anche perché ci sono anche dei progetti più importanti con altri colleghi, non facciamo i nomi perché loro non lo sanno ancora, dobbiamo ancora parlarci, però sicuramente ci stanno guardando. Tieni, è il tuo. Ok, Questa è l'espressione di una parrucchiera, Patrizia Montechiari, che si esprime come lei vede la felicità e la bellezza delle persone. Vai. ecco. Creare un look è connettersi con l'interiorità di ogni donna, prendersi cura dei suoi capelli, realizzare quello che è il suo desiderio più profondo, farla sentire meravigliosa e finalmente vedere riflessa allo specchio l'immagine che più la rappresenta. Poiché ogni donna è un universo a sé, un pezzetto del grande, fantastico universo femminile. Io mi emoziono ogni volta che leggo No, a questa me è frase, venuta la pelle d'oca, anche ragazzi. se poi l'ho pensata e l'ho scritta e Quanti la leggo. anni svolgi questa professione tu? 46. Fantastico, è più vecchia di me, nel Sì, senso, io ho 43 però. solamente. Di conseguenza è un bel partner da un punto di vista professionale, che questa è la mia visione di Patrizia Montechiari. Da quando io l'ho conosciuta, adesso, a distanza di tutti questi anni, è una persona agguerrita, che formenta, formenta. Qui in questo salone ha tutto quello che necessita e di più, perché oggi parlavamo di anomalie dei capelli e lei ci aveva il prodotto, parlavamo di un'altra cosa e ci aveva La la soluzione. soluzione. Questo che significa? Che nella vita per fare le cose bisogna prima studiare per farle in eccellenza e poi applicarle subito, perché quando noi andiamo a studiare un qualche cosa, entro le 72 ore, se non l'applichiamo, Le non vale dimentichiamo. niente. Sì, verissimo. Guarda, è Verissimo. spettacolare. Después, tenemos la misma filosofia di un personaggio che si chiama Luis Logueras, Logueras, sì. che io so i 40 anni che lo sigo, ella è lo mismo Sì, para él. mi gusta mucho. Mucho. Mi gusta mucho. Perché Brava è Giacomo un hombre Logueras. de verdad, è un hombre che ora sta muy viejo, però è un creativo che Sì, non è ineguagliabile. vero, Bene, vero. io credo che questa presentazione mondiale per i nostri 5 milioni di persone che ci vedono. Ci vediamo alle prossime puntate. Grazie Grazie mille, Patrizia grazie a e te ci vediamo. Francesco. Ciao ragazzi, Ciao, ciao. ciao, ciao. Io. Yes.